Calo Canova in apertura con Save che riapre i giochi dell'ampliamento, a rischio 200 posti di lavoro. Scontro aperto oggi a Cassugana tra il sindaco e la pasionaria del comitato contro il quarto lotto cacciata malamente da Manillo. È braccio di ferro tra il collettivo ZTL e Cassugana. L'occupazione ora si gioca nella guerra tra perizie di parte. Grave infortunio sul lavoro a Cusignana, operaio di 54 anni in fin di vita dopo essere caduto dal tetto che stava riparando. Ancora da fissare la data dei funerali dell'infermiere ucciso ieri da un romeno che all'incrocio da oro è passato con il rosso. Cassette postali fatiscenti dove la corrispondenza viene letta da tutti, la denuncia di un telespettatore. Alla US 9 di Treviso il via alle vaccinazioni dal 3 novembre, 60.000 vaccini distribuiti già da domani. Grande successo per la diretta di Rete Veneta del concerto di solidarietà organizzato dalla Fondazione Bellotti Stefani di Monastier. Buonasera e benvenuti a questa edizione serale del TG Treviso in apertura di telegiornale. Come avete visto dai titoli, lo scalo Canova con Save che riapre i giochi dell'ampliamento. A rischio infatti centinaia di posti di lavoro e paura per 200 famiglie. Il servizio. Tensione a Treviso tra i 200 lavoratori dello scalo aeroportuale, tutti tra tempo determinato e non, oltre a quelli dell'indotto, tutti a rischio dopo le minacce del presidente di Save, Enrico Marchi, di chiudere, in seguito all'ennesima bocciatura da parte della commissione via del piano di sviluppo per Treviso. Le domande che continuano ad arrivarci sono quelle: cosa faremo il prossimo anno, cosa succede? Se qua si blocca tutto, dove ci mandano? Questa sera incontro tra Save, sindaco di Treviso e Quinto e rappresentanze sindacali per riaprire l'idea di un progetto di sviluppo dello scalo. Da indiscrezioni sembrerebbe infatti che il piano di ampliamento sia stato bocciato in mancanza di adeguati progetti comunali in merito a interventi sul miglioramento dell'attuale e della futura viabilità e sui parcheggi necessari per poter raddoppiare i voli. Al momento chi rischia di più tra i lavoratori sono quasi i 40 a tempo determinato. Il rischio è che se si sposta tutto il tempo determinato è difficile che possa trovare collocazioni altrove. Se Treviso dovesse perdere il suo aeroporto sarebbe un guaio non solo per l'occupazione ma ovviamente anche per l'intero territorio. Oggi si cerca l'intesa. Un consolidamento di questa struttura che nel rispetto dei valori ambientali che non compete a noi determinare mantenga in essere diciamo quel numero di voli e quel servizio che tanta parte del nord-est chiede in una operazione sinergica assieme a Venezia che come dire, valorizzi questa città. E adesso lo scontro avvenuto oggi a Cassugana tra il sindaco Manildo e la pasionaria del comitato contro il quarto lotto. Vediamo cosa è successo con il prossimo servizio. Il tema della viabilità con la variante del quarto lotto, argomento che rischia di far saltare in aria più di qualche poltrona cassugana, al punto che stamattina ha fatto letteralmente saltare i nervi al sindaco. Basti pensare che una delle passionarie del comitato contro di Treviso è stata maltrattata e cacciata da Manildo solo perché, racconta l'interessata, aveva chiesto di essere ricevuta senza appuntamento. Perché da tempo avevo chiesto un appuntamento, ho scritto due lettere ma non ho ricevuto risposta. Sabato che sono stata al forum dell'ambiente ho saputo che questa sera ci sarà l'incontro con il capogruppo di maggioranza. Allora volevo assolutamente avere 10 minuti di due o tre cose. Dopo aver atteso inutilmente la signora Marilena, in un primo tempo si sente dire dalle segretarie che il sindaco non c'è. Mi ha detto che il sindaco non c'era. Quando dopo poco vede invece Manildo uscire precipitosamente dalla sua stanza e andarle incontro spazientito. Dopo neanche 5 minuti è venuto il sindaco ed era molto, l'ho visto molto alterato, il quale mi ha detto che tante persone vogliono parlare con lui. Ma che secondo lui il fatto che io fossi andata là era indice di maleducazione. Maleducazione perché forse ha preteso un incontro, Marilena? No, non ho preteso, solo chiesto. Marilena voleva chiedere informazioni sulla ventilata realizzabilità dell'ennesimo nuovo progetto della bretella della nuova tangenziale che dalla Castellana fino alla Feltrina passerebbe in mezzo a case, vigneti, giardini. Non ho avuto modo di dire le cose che dovevo dirgli, anche se erano poche e sono andato via proprio rammaricata. Noi abbiamo cercato di avere la risposta del sindaco per poter parlare con lui, ma ci è stato detto che oggi non era proprio possibile. Qui a Sant'Anna tanta gente si è indebitata con mutui e prestiti per una prospettiva di un futuro dove una strada sotto casa non era certo prevista. Da Cassugana ci hanno nascosto la verità, denuncia Marilena. Già sapevano che dovevano fare che volevano fare la variante, che volevano fare la tangenziale qua, ci hanno nascosto addirittura il disegno.
E l'ex caserma Piave da sabato è ancora occupata dai ragazzi del collettivo ZTL. Sullo stabile incombe il rischio crollo e scatta la guerra tra le perizie. È guerra aperta tra perizia e controperizia sulla caserma Piave, attualmente occupata dal collettivo ZTL, al lavoro per trasformarla nel primo centro sociale della città. Un luogo dedicato allo studio, ai incontri, ai concerti, alla socialità. Ma la caserma si trova contesa sul rischio crollo. Da una parte la perizia del comune che conferma, dall'altra la controperizia voluta dal collettivo che smentisce. Le perizie vengono svolte secondo dei criteri che sono quelli legati alla professionalità di chi le svolge. Il comune ha effettuato con i suoi tecnici un sopralluogo e quindi ha dichiarato che c'è il pericolo di crollo e quindi io credo che la serietà anche nostra debba riconoscere quanto è stato riconosciuto dai tecnici del comune. Quindi senza riconoscere la controperizia? Diciamo che bisogna vedere chi l'ha presentata, bisogna vedere appunto i criteri utilizzati. Io penso che l'amministrazione nel momento in cui emette una dichiarazione possa essere affidabile. La controperizia che è stata fatta dall'ingegnere Scarpa dimostra che quello del pericolo di crollo è semplicemente un alibi utilizzato sicuramente per evitare le occupazioni, perché lo spazio non è assolutamente in pericolo di crollo. Michelani, il giorno dopo le dichiarazioni fatte durante la visita alla caserma, sembra fare già un passo indietro, rivedendo ai nostri microfoni la sua posizione in netto favore delle scelte dell'amministrazione. Il comune comunque non può prendersi la responsabilità di lasciarli in quel luogo. Direttamente con noi ancora nessuno, qualche consigliere comunale è passato il segretario provinciale del PD, però da parte della giunta non c'è ancora stata una chiamata diretta, diciamo. Dal collettivo sono pronti allo sgombero da parte dell'amministrazione, ma non senza reagire. Noi ovviamente risponderemo e risponderemo anche in maniera forte, ma siamo anche convinti che debba esserci una svolta da questo punto di vista, non può esserci la stessa risposta che veniva data sotto l'amministrazione Gentilini. Quello che il collettivo chiede è al comune che si prenda carico dello smaltimento dell'eternit e della sporcizia accumulata in precedenza. Anche questi temi oggetto di una riunione in programma questa sera. E sulla questione abbiamo chiesto ai trevigiani se per loro sia giusto o meno che il comune affidi ai giovani uno spazio per creare il centro sociale. Sentite cosa ci hanno risposto. Un po' se lo devono cercare, un po' è giusto che li aiutino. Il comune dovrebbe fare qualcosa per far aprire uno spazio del genere? Sì, penso di sì. Se fai bene ai giovani, credo di sì. Se fai i giovani è qualcosa di un'opportunità, insomma, qualcosa di utile, sì. È giusto, però non che lo prendano come lo stanno facendo e come leggo sui giornali, che entrano in una maniera che non mi pare lecita. Prima di dare uno spazio a un centro sociale, secondo me sarebbe meglio dare spazio a quello che è l'infanzia, che è il futuro poi, è il futuro della società e di una città. Sì, sì, penso di sì. Dopo si hanno trovato i spazi adeguati, questo non lo so, però sarebbe giusto. Per i giovani sì. Sarebbe meglio destinarle forse ad altre, se ci sono iniziative più importanti al momento per la cittadinanza, se poi resta lì a fare niente. Io sono di Milano e ho visto cos'era Leoncavallo e come era Leoncavallo a Milano, con le guardie addirittura che stavano sopra come se fossero in una trincea. Dico, chiuso. Beh sì, senza dubbio, per liberare le strade di questa gioventù che è maleducata, sporca, crea danni e disturbi alla cittadinanza, quindi benvenga. Ed ora la cronaca, gravissimo infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi a Cusignana di Giavera del Montello. Un operaio macedone di 54 anni è caduto dal tetto del capannone della ditta Franceschini da un'altezza di parecchi metri. Violentissimo l'impatto, con l'operaio che si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso per le serie ferite riportate a causa della caduta. L'incidente in via Colombere. I carabinieri stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. E ancora cronaca, ancora da fissare la data dei funerali dell'infermiere in pensione ucciso ieri a Castagnole di Paese, da un romeno passato a tutta velocità con il rosso. Comunque voglio dire, io penso che non si possa dire che questo è un incidente, perché questo è un omicidio. Lacrime e rabbia oggi a Castagnole di Paese dopo il dramma che ieri ha visto morire l'infermiere in pensione Ezio Bon, 64enne del posto, ucciso ad appena 500 metri da casa mentre era alla guida della sua auto da un romeno di 28 anni passato a tutta velocità nonostante il rosso all'incrocio di Castagnole lungo la Feltrina all'altezza della trattoria da Oro. E io ho aperto il bar questa mattina e ho detto guarda,
adesso dovrebbe arrivare a prendere il caffè invece. Scontro mortale ancora negli occhi di Corrado, amico della vittima, il venditore ambulante siciliano che da anni con il suo banchetto sosta all'incrocio dallo stesso definito maledetto. Sembrava fosse scoppiata una bomba, ci racconta. Una bomba ho sentito, io ero qua, fermo che lavoravo, ho sentito proprio una bomba. Mi giro e vedo la macchina che striscia. Vado a vedere, poverino, era quello che conoscevo io. Prendevo il caffè qua la mattina, poverino, e qua del posto, una persona tranquilla, calma, pulita. È stato Corrado a dare la terribile notizia ai familiari. Sono andato io, sì. L'ho conosciuto e allora dico, chi ci va? Mi sono permesso di andarci io, andare a pesare. Non avevo coraggio, però gli ho detto, no, incidente, basta, gli ho detto. Incrocio che per tutti va messo in sicurezza con una rotatoria e il semaforo, con il limite di velocità a 70 km orari, non bastano. Secondo me se ci fosse una rotonda che evita il traffico, che c'è il rallentatore per forza, succederà di meno. Mettere, non so, dei rallentatori, qualcosa in modo che la gente debba per forza rallentare, capito? Perché se sanno che ti cioè se c'è una fotocellula che ti riprende, l'automobilista per forza di cosa rallenta. A rosso comunque ci si deve fermare. Comunque a rosso logicamente ci si deve fermare. Ancora furti ai danni dei bar, ma anche furti di gasolio. Queste altre notizie di cronaca in breve dalla provincia, sentiamo. Furto a Giavera questa notte da parte della cosiddetta banda dei bar. Nel mirino il locale Sole Rosso di Cusignana in via San Rocco. I malviventi, forzati alla porta d'ingresso, hanno preso 4 slot machine e un cambio monete. I dispositivi sono stati interamente asportati e portati via dai ladri, probabilmente a bordo di un furgone. Rubava il gasolio dal tir che utilizzava per lavorare, di proprietà di una ditta di Ospedaletto Euganeo. Denunciato camionista romeno di 37 anni, scoperto l'altra notte dai carabinieri di Strana nel corso di un controllo. A bordo del mezzo militare hanno trovato una tanica da 25 litri di gasolio, che era stato aspirato dal serbatoio del camion. A carico del camionista la denuncia per furto aggravato e abuso di prestazione d'opera. Per la procura di Treviso si sarebbe intascata 61.000 euro dall'associazione Oltre il Labirinto Onlus, di cui era una delle fondatrici, nonché vicepresidente e tesoriere. Soldi destinati a progetti e iniziative solidali nei confronti di persone affette da autismo. Finita a processo per rispondere dell'accusa di appropriazione indebita, Susi Corbetta, 45 anni, ha patteggiato 1 anno e 2 mesi di reclusione, pena sospesa, oltre 1.000 euro di multa e 2.800 euro di spese legali per la costituzione di parte civile dell'associazione. Quando le lungaggini burocratiche rischiano di ledere la privacy dei cittadini, è quello che succede al condominio Bianchini di Treviso. Sentiamo. Il 28 di luglio ho fatto una richiesta all'ATER e al Comune di Treviso per la sostituzione delle cassette postali che sono degradate e non sicure. A oggi non ho avuto nessuna risposta. Roberto Pinto, dopo 3 mesi di vane attese, ha deciso di rivolgersi a Rete Veneta per cercare di ottenere quello che gli spetta. Siamo a Treviso, in via Bianchini, all'esterno del condominio dove vive Roberto Pinto, cassette postali fatiscenti. Attualmente sono messe appoggiate sul muro dell'entrata del condominio, però dovrebbero essere fatte delle cassette a norma di legge e montate dove devono essere montate. Una questione non tanto estetica quanto di privacy che rischia ogni giorno di essere lesa. La chiave è unica, universale, quindi si aprono facilmente anche con qualsiasi sparpartout. E non sono sicuri in pratica. Roberto è pronto a fare anche la sua parte. Essendo proprietario pagherei la mia parte, però non ho avuto nessuna risposta. Ma se dovesse continuare a non avere risposte, è pronto anche ad agire. Farò un'altra lettera in cui sarò costretto a montarmi una cassetta, mi monterò una cassetta per gli affari miei, in pratica, se non ho risposta del comune. E con l'arrivo della stagione fredda arrivano anche i malanni più comuni come l'influenza, non per questo meno pericolosi. L'ULS 9 ha quindi avviato la campagna di vaccinazione grazie all'acquisto di 60.000 dosi che verranno distribuite da domani ai medici di medicina generale. La campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale, sottolinea Michele Tessarin, direttore sanitario dell'azienda ULS 9, è rivolta principalmente alle persone anziane a partire dai 65 anni, alle donne in gravidanza e alle persone che soffrono di malattie croniche. Con essa ci si propone di ridurre i casi gravi e la mortalità legate alle complicanze dell'influenza, spiega sempre Tessarin. Le vaccinazioni al via dal 3 novembre.
E grande successo ieri per la diretta, ieri pomeriggio su Rete Veneta, che ha seguito il concerto organizzato al Teatro Eden per sensibilizzare sull'importanza dell'aiuto a chi è più in difficoltà. C'erano balli, performance e la straordinaria voce di Marco Ervas. Sentiamo. Signore e signori, buon pomeriggio. Musica e solidarietà, un mix vincente, quello andato in scena ieri pomeriggio al Teatro Eden di Treviso, nell'evento organizzato dalla Fondazione Bellotti Stefani di Monastier. Scopo della manifestazione è sensibilizzare i presenti in sala sul tema dell'aiuto al prossimo, che la Fondazione mette in atto grazie agli Angeli della Notte, volontari che si occupano delle persone sole e in difficoltà ricoverate al Cafoncello. L'evento di ieri era rivolto soprattutto a chi convive con le sofferenze, volendo regalare loro un pomeriggio di gioia. E per dare davvero a tutti la possibilità di partecipare anche da casa, Rete Veneta ha ripreso in diretta il concerto con un riscontro di grande successo. Sul palco il coro degli alpini di Breda di Piave con Tolo Marton come ospite speciale. Presente anche la banda musicale di Treviso Visentin, diretta dal maestro Antonio Chiamparin, che si è esibita in un vasto repertorio adatto al gusto di tutti. Un pomeriggio all'insegna della buona musica e della solidarietà, che ha trovato in Rete Veneta l'amplificatore ideale di questo messaggio di mutuo aiuto e di speranza. In chiusura vi ricordo questa sera alle 21.05 Iceberg. Gli ospiti saranno Emilio Fede, Antonio Di Pietro, Angelo Todaro e Giuseppe Caggiano. E con questo è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona continuazione di serata, sempre con Rete Veneta, arrivederci.